Si vedrà da queste pagine se sarò io o un altro il protagonista della mia vita. Charles Dickens. Partiamo subito con la prima domanda che abbiamo fatto ad Igor Sibaldi. Abbiamo chiesto: perché tutte le favole iniziano con c'era una volta e i Vangeli con in quel tempo? Di quale tempo si parla? Sono due cose molto diverse. Allora, il c'era una volta delle fiabe apre un programma importantissimo che solo nel secolo scorso si è fatto un po' a capire. Allora, una volta, c'era una volta, è un passato assoluto, è un passato di ere, così come la geologia ha le sue ere, così anche la storia umana, la storia dell'evoluzione umana ha le sue ere, anche sociali, organizzative, politiche, culturali. Adesso siamo in un'era patriarcale in Europa e in Occidente. Questa era patriarcale è caratterizzata da tante cose che a noi sembrano normali e che al tempo loro avevano fatto l'impressione di essere grandi novità. Per esempio il denaro, la subordinazione degli uomini ad altri uomini, la memoria storica, la scrittura, il fatto che il maschio comandi e che le virtù principali pratiche sono di solito identificate con una figura maschile, il fatto che la parola io sia maschile anche per una donna, sono tutte indicazioni che siamo in un periodo patriarcale. Una volta, c'era una volta, il periodo, l'era matriarcale. Matriarcale non è che se ne sappia molto, perché una delle caratteristiche dell'era matriarcale è che la scrittura, per esempio, non c'era. Non c'era il denaro, non c'era la subordinazione tra uomini come la intendiamo noi, non c'erano tutta una serie di sistemi di subordinazione, di disciplina, come per esempio il matrimonio, come lo intendiamo noi. E soprattutto una cosa molto diversa da noi, per quel poco che sa dell'era matriarcale, è che l'importante non era il forte, il più forte della società, l'importante era il più debole, nel senso che le società non si riunivano intorno al capo che comandava, maschio, si riunivano intorno ai vecchi e ai bambini da difendere. In quest'era qui, che noi un pochino noi patriarcali l'abbiamo vista, perché quando Giulio Cesare è arrivato in Germania, i tedeschi erano matriarcali, i russi sono rimasti matriarcali fino a un'epoca abbastanza recente, fino all'arrivo del cristianesimo praticamente, infatti non avevano regimi politici, una monarchia russa, non c'era neanche la moneta russa, non c'era il soldo. Non c'era neanche in Russia, per esempio, prima dell'arrivo del cristianesimo, non c'era neanche la parola tasca, cioè la parola tasca russa si dice karman ed è una parola tartara e vuol dire che praticamente quando sono arrivati i tartari erano le tasche e i russi non avevano le tasche. Perché non avevano le tasche? Perché non c'è niente da metterci dentro, perché non c'era l'idea di proprietà che abbiamo noi adesso. Per esempio nel russo, in poche altre lingue, manca il verbo avere, non c'è il verbo avere, questa è una classica lingua matriarcale. Allora, per dire in russo io ho una cosa, io ho un telefonino, in russo si dice letteralmente vicino a me in questo momento c'è un telefonino. No? C'è un verbo possedere, però è usato poco. Ecco, le fiabe originano tutte dal periodo matriarcale, per cui quello che è rimasto a noi di quel periodo probabilmente bellissimo sono le fiabe. Sono le fiabe e non per niente tutte le fiabe, la gran maggioranza delle fiabe, hanno un protagonista femminile. Perché? Perché Elio, Biancaneve, Cenerentola e così via. Perché? Perché è il loro marchio d'origine.
al tempo in cui le donne erano importanti come gli uomini o forse anche di più, Cenerentola, eccetera, eccetera. C'era una volta un tempo in cui il c'era una volta delle fiabe vuol dire al di là del confine della nostra era, in una specie di pianeta sconosciuto che era l'era precedente, si sapevano le cose che le fiabe narrano. E questo è. Nel Vangelo invece, in illo tempore, in quel tempo nel Vangelo, vuol dire c'è un altro tempo. In quel tempo, parallelo al nostro, in quel tempo Gesù incontrò eccetera eccetera. Però non è antico, anche se noi siamo abituati a pensare che Gesù è vissuto dall'anno zero, che è il suo primo compleanno, nell'anno 1, ecco, fino si dice all'anno 33, e da lì parte il nostro calendario. Però questa qui non è una verità, diciamo, storica, perché i Vangeli, anche se poi nei Vangeli trovate scritto nelle introduzioni che i Vangeli sono stati scritti intorno all'anno 40, intorno all'anno 60, Giovanni l'ultimo intorno all'anno 90, non è mica vero, perché di solito in queste introduzioni dei Vangeli che si trovano in tutte le edizioni c'è sempre l'avverbio probabilmente, verosimilmente, si pensa che, però non c'è uno straccio di prova che i Vangeli siano di quel periodo. Invece risulta dal tipo di linguaggio usato, dal tipo di greco, sono libri greci, dal tipo di greco usato e da quel poco che viene citato dei Vangeli, non prima di un determinato anno, ma dopo un determinato anno, risulterebbe che i Vangeli sono stati scritti molto ravvicinati gli uni agli altri nel secondo secolo, cioè in un periodo che va tra il 110 e il 180 dopo Cristo, quando dei discepoli di Gesù non c'era praticamente più nessuno, per non parlare poi dei discepoli, cioè Pietro era già morto un sacco di tempo, Pietro pare che sia morto verso 60, non 65, ecco, 60 anni dopo la morte di Pietro, figurarsi, chi si ricordava ancora qualcosa, scatta questo misteriosissimo fenomeno, difficilissimo da spiegare, in qualche parte dell'impero romano un gruppo di persone, non si è mai saputo quanti, non si è mai saputo neanche chi fossero, perché degli evangelisti sono solo leggende, ma non c'è niente di verificabile sulla loro vita, a differenza di tante altre persone, un gruppo di persone scrive una raffica di Vangeli, uno più bello dell'altro, uno più straordinario dell'altro, che parlano di Gesù come se fosse una cosa successa pochi anni prima. Era passato un secolo. Ecco, prima dei Vangeli di Gesù si sapeva pochissimo, cioè il primo cristianesimo, quando si parla di Gesù nel primo cristianesimo, se ne parla come di una specie di super personalità. No? Quando Paolo parla di Gesù, per esempio, dice Gesù è dentro tutti noi, no? Gesù è un archetipo anche lui, no? Io dice non ho mai incontrato Gesù, ma Gesù parla attraverso, però non sapeva tanta roba di Gesù, c'erano solo, tanto è vero che uno può anche pensare che Gesù, il primo cristianesimo, fosse un'idea più che una persona. A un certo punto cominciano questi testi, intorno mettiamo al 120, cosa vuol dire cominciano? Che nei negozi di libri dell'antica Roma cominciano a girare, siamo nelle taverne, cominciano a girare questi qua, questi rotoli, perché a quel tempo gli si arrotolavano, oppure queste buste, perché si potevano mettere anche nelle buste di cuoio, non costavano tanto, uno li ordinava il giorno prima, il giorno dopo passava a prenderle come un vestito, praticamente, perché li copiavano, no? E uno si riportava a casa, si leggeva e cominciavano a leggere un sacco di gente questa roba, con grande sorpresa anche dei cristiani, perché i cristiani leggendoli non erano neanche tanto contenti, siccome lì Gesù parlava con i suoi discepoli nei Vangeli, i discepoli non capivano niente nei Vangeli, cioè Gesù parla e i discepoli non capiscono. Pietro addirittura fa figuracce su figuracce, per non parlare del finale che Pietro tradisce addirittura Gesù, e Gesù viene tradito, abbandonato da tutti, e probabilmente i cristiani leggendo dicevano ma chi è che ha scritto sta roba? Poi bisogna trovarli questi, innanzitutto il nome, gli autori probabilmente non hanno messo il loro nome perché sennò li venivano a cercare e li facevano fuori,
Per questo non ci sono notizie precise sugli evangelisti, no? solo leggende. E poi pian piano questi libri sono diventati così famosi, così importanti, così diffusi, erano gli unici che parlavano di Gesù così profondamente, sono entrati nel canone, sono diventati libri sacri, divieto di commerciarli e sono stati un po', diciamo, sequestrati, no, dalla Chiesa. La cosa importante è che questi libri parlano di Gesù come se fosse appena finita la storia, quando è passato un secolo. Nei Vangeli, quando dice in quel tempo, si riferisce a una particolare dimensione che è il tempo dei Vangeli, cioè quel tempo strano in cui gli autori dei Vangeli erano sintonizzati. Immaginiamo uno che avesse internet, che si sintonizza quel tempo su un particolare, una radio, si sintonizza con la radio e sente. Ecco, si era sintonizzati sulla frequenza racconto su Gesù. Questa frequenza era un altro tempo e questi sentivano proprio Gesù presente. Erano i primi che riuscivano a immaginarlo bene, chiaramente, dopo averne tanto sentito parlare. Lo immaginavano, lo raccontavano anche psicologicamente, dicevano non in quel tempo antico, ma in quel tempo qui accanto, in cui io vado a conoscere questo Gesù, in questa realtà parallela, Gesù un giorno incontrò un tale e gli disse. Naturalmente nella Chiesa un po' si è mantenuta questa idea, infatti di Gesù si sa che quando nasce la mamma poi è vergine e quando muore il sepolcro è vuoto. Quindi questo è un enigma, no, un mistero che lascia aperta la mente al fatto che Gesù non sia tanto un uomo quanto un racconto che nasce e prende forma in una situazione simbolica e poi ha una simbologia precisa. Cioè Maria non è che rappresenta la signora Maria via d'Italia, Maria rappresenta l'uomo che è capace di far nascere dentro di sé Gesù, ecco. In quel tempo nei Vangeli vuol dire nel tempo parallelo in cui noi evangelisti andiamo a pigliare le nostre informazioni. Quindi è molto diverso il cielo una volta delle fiabe da lì in quel tempo di Gesù. Ti senti già un po' la mente aperta, già questa prima risposta è incredibile, eh? Una risposta veramente di spessore, sì. Però eravamo in tre a fare l'intervista, salutiamo il nostro collega Simone Pollicino Magico che da questa sera Lupo Contadino e Pollicino. Pollicino è in vacanza, si è andato a fare la sua settimana di vacanza, però dopo questa prima risposta di Igor, lui che è puntiglioso, chiede ad Igor di descrivere sinteticamente la differenza. Tra c'era una volta e in quel tempo. E lo ringraziamo perché sicuramente questa risposta servirà a tutti gli ascoltatori che si sono appena collegati anche in chat e quindi non hanno potuto seguire bene tutta la prima risposta. Quindi differenza sintetica fra c'era una volta e in quel tempo. Igor aggiunge sempre qualcosa. Da una parte abbiamo un'era precedente con cui noi abbiamo perso qualsiasi contatto e non capiremo niente quell'era lì se ci fosse, siamo come se arrivare su Marte. Però ci riportiamo delle cose da quell'era attraverso le fiabe. Sono sopravvissute le fiabe per i bambini, no? Innocue, si raccontano ai bambini e così le fiabe perdurano e continuano a mantenere il nostro legame con quell'era che magari poi torna fuori, okay. Può darsi benissimo, noi stiamo orientandoci adesso molto verso il matriarcato per fortuna, invece il tempo dei Vangeli è un tempo parallelo al nostro, quello sì un tempo diciamo assoluto, un tempo fuori, è come dire a Paperopoli. Torino un giorno incontrò un uomo cieco dalla nascita, è una cosa che tra l'altro non si sa tanto perché tutte le varie scuole diciamo in teologia sono fissatissime sull'idea che i Vangeli siano scritti da discepoli di discepoli, invece secondo me la bellezza dei Vangeli sta proprio nel fatto che chi li ha scritti
ha avuto delle visioni vere e proprie, cioè a un certo punto è partito in quarta e dice: oh, sono sintonizzato su quel campo di realtà, e qualche suo amico dirà: anch'io, no? Per esempio Matteo scrive e dice: ragazzi, ho visto delle cose pazzesche in questa cosa, ho visto tutta la nascita. E Marco gli telefona e dice: anch'io l'ho vista, e tu raccontami la tua e ti racconto la mia. E altri invece non la vedono la nascita, per esempio Giovanni non vede la nascita, vede già Gesù grande, no? La prossima domanda che abbiamo fatto a Igor è questa: qual è lo scopo dei Vangeli e delle favole? Ecco, bisogna distinguere bene tra il libro e quello che si dice di un libro, no? Per cui una persona che non ha mai letto una fiaba recentemente, diciamo, e ne parla dicendo sì, le fiabe quelle dei bambini, è una cosa, è un sentito dire. Una persona che non ha mai letto i Vangeli e ne parla dicendo sì, quando Gesù era buono, voleva bene la mamma, eccetera, ecco, il sentito dire ha una sua realtà, cioè per tanta gente il Vangelo è un libro sacro che non si tocca, che non si apre, perché poi quando non l'apre legge ha delle sorprese strane, no? Allora preferisce non leggere e sta lì. Allora è il libro sacro che ti dice: qui c'è il mio tempietto domestico, che questo libro si chiama la Sacra Bibbia. Sacro d'altra parte vuol dire vietato, per cui va bene se sul titolo mettono la Sacra Bibbia, è vietata, non puoi entrare, l'hai comprata, la metti lì, la guardi, la copertina e basta. È un punto di riferimento nella casa, è come l'albero di Natale a Natale. E le fiabe sono quella cosa, sì, favoloso, fantasie, che belle cose, dici fantastiche, i bambini si divertono, eccetera. Questo qui è un tipo, è un'immagine che la gente ha. Quando poi uno va a prendere le fiabe e ci studia dentro e ci lavora sul serio, allora diventa tutta un'altra cosa, che uno proprio non si aspettava di trovare delle cose così importanti nei racconti per bambini. E quando uno comincia a studiare sul serio i Vangeli, sarà di fronte a dei testi completamente diversi da quelli che aveva raccontato. Quindi, ma come, qua Gesù è tutti nel tempio, ma caccia via la mamma, come mai, no? Ecco. Allora, scopo delle fiabe sia il scopo dei Vangeli. In generale si può dire che hanno due scopi, diciamo, sovversivi, entrambi sovversivi. Le fiabe ti portano dentro un'epoca diversa dalla nostra, in cui esiste un altro modo di pensare, un altro modo di vivere e di capire il mondo e di agire, che nella nostra si è perso. E più uno frequenta il mondo delle fiabe, più gli viene l'idea che è proprio a voler fare proprio i rozzi. Quando era meglio nelle fiabe o adesso? Ecco, uno ovviamente però dice: era meglio nelle fiabe, perché lì capitano delle cose che adesso non capitano più, c'erano dei poteri eccezionali, cioè Aladino lì trova la lampada, e la lampada l'hanno trovata in giro, qui, no? È più interessante nelle fiabe. Il scopo dei Vangeli invece è questo, se uno lo legge e poi se ne accorge, è uno scopo lì esplicitamente sovversivo, cioè questi Marco, Matteo, Luca, Giovanni, Tommaso, Filippo, che scrivono i Vangeli, dicevano: attenzione che voi della Chiesa di Roma, della grande Chiesa, con centro a Roma, nel secondo secolo, guardate che voi di Gesù non avete capito niente, perché voi se vi dovete identificarvi in questi Vangeli nei discepoli che non hanno capito. Voi volete fare una religione per tutti, ma Gesù non dice mai questo, dice una religione per pochi, tanti sono chiamati, pochi gli eletti. Invece voi volete fare una nuova democratica, vi state mettendo d'accordo con i sacerdoti di Mitra, vi state facendo strada nell'altra società romana, ecco, i Vangeli dicono: no, nell'altra società romana non ci andiamo noi, non facciamo compromessi, questa è una religione molto diversa da quella che pensate voi, Gesù è stato tradito allora e se tanto meno tanto sta venendo tradito anche adesso da voi della grande Chiesa. Si parla molto delle persecuzioni dei cristiani, che non erano poi così terribili come dicono, però si parla un po' meno delle persecuzioni che sono state tra cristiani, cioè quando il cristianesimo è diventata una religione importante, la religione dell'impero romano, nel 313, la Chiesa di Roma
cioè la cosiddetta grande chiesa, G maiuscola, C maiuscola, si chiama così nella storia, ha detto adesso andiamo ai soldati e regoliamo un po' di conti. Innanzitutto diamo una bella testata agli gnostici, e il Vangelo di Giovanni per esempio è un Vangelo gnostico. Quando la testata vuol dire li facciamo fuori tutti, li cacciamo via, li sequestriamo tutto quello che hanno, perché? Ah, perché questi qua sono un po' troppo di sinistra evangelica, no? Questi qua seguono un po' troppo evangelica. Noi teniamo conto anche della storia, non solo della storia nel senso dell'economia, della società, invece questi qua sono fissati sui sostenibili, e per cui i Vangeli naturalmente poi sono scomparsi. È difficile trovare una persona che abbia letto i Vangeli, difficilissimo. E essendo in latino, prima in greco, e il greco lo sapevano solo ricchi a Roma, e poi essendo in latino, e il latino non era parlato da tutti ben presto, chi leggeva? Le traduzioni sono venute molto tardi, le traduzioni dei Vangeli delle lingue volgari, e sempre in modo drammatico. Per esempio, i greci avevano la possibilità di leggere i Vangeli, e subito c'è stato uno scisma tra Chiesa d'Occidente e Chiesa d'Oriente, ognuno sta per conto suo, no? E voi avete i Vangeli, ve li leggete, per cui non venite a predicare da noi, per favore, perché non vi vogliamo. E un altro che ha tradotto i Vangeli e la Bibbia, Lutero, l'ha tradotto in tedesco, appena l'ha tradotto è scoppiata una roba pazzesca, una guerra di decenni, no? per eliminare i tedeschi dal cristianesimo. Era importante tenerli un po' nascosti, perché uno leggendoli poi diventa eretico. Gli eretici sono sempre stati quelli che arrivavano dicendo ma l'Evangelio è scritto così. No, come mai non è scritto così? E allora li bruciavano, così uno impara anche a non citarli, no? Perché dopo 1000 anni che ogni volta uno parla di Evangelio lo fanno fuori, allora bisogna toccarlo un libro lì, perché se ne parla poco. Anto, io e te potremmo fare una traduzione paesana della Bibbia e dei Vangeli in dialetto lucano pugliese, che ne dici? Oddio, ho dei brutti ricordi su questa cosa qui. Addirittura, ti ho aperto un cassetto della memoria che non dovevo aprire. Brutto. C'era la mia professoressa alle scuole superiori del primo l'angolo Pierino, anno. Non manca sì, mai. Sì, sì, sì. Che ci fece tradurre in dialetto brindisino e mesagnese i Rusteghi. I Rusteghi di Carlo Goldoni. Scusami, e poi ogni tanto ci faceva tradurre anche qualcosa di Leopardi in dialetto, tipo Dialogo della natura di un islandese, tutte queste robe. Beh, qui mi sembra un po', mi sa un po' di Lega Nord questa storia, ritiro quello che ho detto, sì. Ritiro subito quello che ho detto. Ma abbiamo pescato durante la preparazione di questa puntata, abbiamo pescato un interessante punto di vista, un notevole punto di vista sull'immaginazione, tratto sempre dal libro Guernica Blues di Matteo Guarnaccia. Matteo scrive: Leonardo da Vinci, nel suo trattato sulla pittura, offriva un'utile ricetta agli artisti, a corto di ispirazione: osservare e prestare attenzione alle macchie di umidità e sporco che si formano sulla superficie dei muri. E infatti lui stesso scriveva: li quali, sebbene siano da te considerati, tu vi troverai dentro invenzioni mirabilissime, che lo ingegno del pittore si desta a nuove invenzioni, sì di componimenti di battaglie, d'animali e d'uomini, come di vari componimenti di paesi e di cose mostruose, come di diavoli e simili cose, perché siano causa di farti onori. Perché nelle confuse l'ingegno si desta a nuove invenzioni. Nella prossima domanda abbiamo chiesto come mai nelle fiabe non ci sono oggetti moderni, ma solo oggetti antichi. Per esempio Simone, che ha fatto la domanda a Igor, faceva l'esempio dell'arcolaio. Come mai troviamo l'arcolaio e non troviamo iPhone, computer? E riusciamo lo stesso a capire più o meno, ad avere un'idea di cosa sia l'arcolaio. Sentiamo Igor. Dunque, fiabe oggi non se ne possono scrivere, si può scrivere racconti fantastici. Quello che ci provava a fare le fiabe era Calvino.
Ma lì, vabbè, insomma, l'Italia a quel tempo era molto provincialotta, no? Tant'è vero, per esempio, è uscito a un certo punto per una casa editrice di Torino, non Boringhieri, un libro che sì, bellissimo, di Prop, scritto proprio così, Prop, è un nome normale, nome russo, ebreo, Prop, P-R-O-P, Prop. Questo Prop, il titolo originale era Le radici storiche dei racconti di magia, no? Oppure delle fiabe di magia. Tradotto in italiano è diventato Le radici storiche dei racconti di fate. No? Ok. Traduzione dal inglese fairy tales, no? Fairy tales vuol dire letteralmente racconto di fiabe. Cioè fiaba in inglese si dice fairy tale, che vuol dire racconto di fate. La cosa è particolarmente tremenda perché l'unica figura che nella fiaba russa non c'è è la fata. Per cui uno legge tutto questo libro e di fatto non ne trova neanche una. Questo perché? Perché le persone, ed era l'ambiente di Calvino, quello che addirittura mi ha detto una volta che il titolo aveva scelto Calvino, di questo libro della versione italiana, non so se è vero, in quell'ambiente lì sì, c'era, si orecchiava un po', no? L'antropologia, però era presto, insomma, gli anni 50, gli anni 60, per cui si pensava la fiaba è un genere letterario. No, la fiaba non è propriamente un genere letterario che uno può usare, è come dire... ecco, quando hanno bombardato il ponte di Mostar in Jugoslavia, sì. Classico umorismo croato, i croati dicono va bene, adesso ci siamo bombardato il ponte di Mostar, adesso noi lo rifacciamo più antico di prima, lo rifacciamo. Ecco, la fiaba è per sua natura qualcosa di antichissimo, quindi non puoi scrivere una fiaba, non puoi scrivere, puoi riscriverla. Però, si possono scrivere delle favole del tempo futuro, però. Sono racconti fantastici, sono dei fantasy, sono racconti fantastici, che sono un genere bellissimo, ricchissimo, però non sono le fiabe. Allora, nella fiaba, che la fiaba non è solo un racconto, è un sistema psichico, per cui uno entra dentro, questo i bambini su lui si buttano dentro, e sono la fiaba. Non per niente Disney quando fa vedere che viene fuori quel suo genietto femminile campanellino, no? Brilli, e nella sigla iniziale dei cartoni animati di Disney una volta c'era Brilli che con la bacchetta magica faceva scendere una polverina magica sugli spettatori. Giustissimo, perché quando uno entra in una fiaba entra in una realtà parallela. In questa realtà parallela non c'è il vecchio, ci sono qualcosa di antico, che nessuno sa bene cosa vuol dire, per cui l'arcolaio in quella realtà parallela è attualissimo, lì dentro è al suo posto, cioè uno lì dentro si sposta, entra lì in quella realtà lì accanto, dopodiché ritorna fuori nel mondo di arcolaio, non ce n'è, ma chi se ne frega, si sa che questo è un'età patriarcale e quella è l'età patriarcale. Igor, come mai l'età matriarcale così antica è ancora accessibile oggi? Problema. Come mai questa età qui è ancora accessibile? Perché questo qui è un po' il teorema dei sette nani, no? Tra i sette nani è questo. A un certo punto Biancaneve viene tornata dai sette nani. Sì. Cioè la levano loro, no? Per un po'. I sette nani fanno i minatori di mestiere. Estraggono i diamanti. Nano è un simbolo, non è che i nani di Biancaneve sono piccoli, eh? I nani di Biancaneve sono piccoli come sono piccole le stelle. Come sono piccole? Le stelle. Però la stella vista da vicino è bella grossa, solo che vista da lontano, da lontano è piccola. Allora nelle fiabe quando compare il nano vuol dire l'ultimo residuo visibile di quella epoca precedente. Non per niente fa il minatore. Non per niente fa il minatore. Di solito nell'antropologia, nei racconti, nelle leggende, eccetera, si parla a un certo punto delle città sotterranee. Ce ne sono in Russia, ce ne sono in Europa,
ci sono città sottomarine, per esempio in Bretagna, città sotterranea dove la gente è vivissima, sta molto bene, però è sotterranea e non esce mai. Ci sono diverse forme di magia, si illuminano con l'aura, praticamente sono tante cose. Ecco, in queste città sotterranee uno poi le cerca anche, no? Perché la gente è credulona, per cui va veramente a cercarsela. Non è sotterranea nel senso geografico, è che praticamente sotterraneo vuol dire l'epoca precedente della nostra psiche è come se fosse scesa di un gradino. No? Per cui c'è ancora, però non è al piano che frequentiamo noi, noi siamo al terzo piano, quella lì è il primo. Ok. Ma non è scomparsa, come è i morti sono sottoterra, così anche lei è sottoterra, è lì in attesa. Ma questo in una scala gerarchica la rende inferiore o no? Perché sembrerebbe di no. Spaziale. È puramente spaziale, cioè è uscita fuori dall'orizzonte attuale. Okay. Se ti guardi intorno adesso non la vedi, perché? Perché è sotto. Poi naturalmente lo psicanalista può dire, ah certo, è l'inconscio collettivo, sì. E l'inconscio è sempre immaginato sotto un mare, sotto l'isola della coscienza. L'idea del sotto è importante, c'è una cosa sotto, vuol dire che è più antica. I nani sono piccolissime figure ancora visibili, gigantesche una volta, adesso piccole perché da lontano si vedono, che praticamente prendono Biancaneve, che rappresenta anche un po' l'attore, e la portano nel loro mondo di minatori, di quelli che scavano, tirano fuori diamanti, cioè tirano fuori le ricchezze da quel territorio sotto, e queste ricchezze le fanno girare per il mondo. Praticamente i sette nani, Biancaneve dai sette nani vuol dire che Biancaneve va dagli inventori delle fiabe, dai diffusori delle fiabe. E tu, qualsiasi bambino può riconoscersi in Biancaneve, perché tutti i bambini ci sono passati, a un certo punto hanno la loro fase di minatori, no? di raccoglitori di diamanti nelle fiabe, poi purtroppo crescendo se lo dimenticano. Prossima domanda riguarda i simboli. Abbiamo chiesto ad Igor Sibaldi se l'interpretazione di un simbolo dipende dalla matrice culturale di chi lo interpreta, cioè se un simbolo per un occidentale, per esempio, o un orientale ha un'interpretazione diversa. E come esempio tipico gli abbiamo proposto il drago. E la caratteristica dei simboli è che non è che sono degli indovinelli che c'è la risposta, Cioè non è che il simbolo dice il drago equivale a, non si può questo. Il simbolo è una cosa, è come una porta in cui uno entra, trova tante cose lì dentro, ma in continuazione continua a trovarne, altrimenti sono emblemi, se non si chiamano emblemi o metafore. Però il simbolo, che vuol dire unire, no? Simbolo è la parola che vuol dire unire due cose lontane, no? Ecco, il simbolo è una specie di connettore tra la nostra mente e gli altri spazi mentali più grandi. In quegli altri spazi il simbolo, ecco, è una porta e anche, se vogliamo, una specie di autobus, per cui tu sali su questo simbolo e ti fa fare un giro molto lungo. Per esempio, per spiegare il drago, possiamo spiegarlo così, il drago rappresenta sempre il passato che non vuole essere passato, è molto vicino al vampiro. Cosa vuol dire il passato che non vuole essere passato? Beh, per esempio, uno lo ha piantato la fidanzata, no? E uno dice, vabbè, fregati, no? Cioè, sei stato male per un giorno o due, dopo c'è il mondo che ti aspetta. E invece questo qui resta fissato lì, mi ha piantato la fidanzata perché allora sono stupido, non sono capace, sono ferito, mi ha bocciato, eccetera eccetera, e il passato, che magari l'ha piantato due anni fa, tre anni fa, condiziona ancora il suo presente. Lui è il drago naturalmente è un essere vivente, ha bisogno di mangiare, per cui una volta che questo qui piantato dalla fidanzata
il suo drago deve allevarselo, deve nutrirlo. Il drago vive di carne umana naturalmente, per cui come fa questa persona a nutrire il drago? Innanzitutto trova un'altra fidanzata che non va bene per lui, è un disastro, questo rapporto brutto con la fidanzata che lui fa il possibile inconsciamente per farlo andare male, perché lui è condizionato non dal suo drago, e praticamente dà in pasto al drago il suo rapporto con la fidanzata. Il drago si nutre di quest'altra sconfitta e diventa ancora più forte. No? E ci sono persone che in questo modo ci hanno passato quasi la vita intera, perché uno che magari da piccolo si è beccato due o tre frustrazioni pesanti, per tutta la vita ripete le frustrazioni. Quando si ammazza il drago, cosa succede? Il drago ha tante teste, allora gliene tagli una, però c'è le altre, allora stai per tagliargli le altre, quella prima è rispuntata di nuovo. E qui dal punto di vista psicologico si può parlare mezz'ora sul fatto che i traumi producono tante forme, no? Oppure il drago per uccidere non bisogna tagliare la testa, bisogna tagliargli il mignolo, e qui altro discorso di mezz'ora sulla psicologia. Poi il drago, quando Sigfrido uccide il drago, uno schizzo di sangue tremendo gli arriva addosso e lo bagna tutto, fa la doccia proprio sotto il sangue del drago, e da quel momento Sigfrido diventa invulnerabile. Cosa vuol dire diventi vulnerabile? Vuol dire tutte le tue vulnerabilità dipendono dal drago che ti porti dietro. Se tu riesci a ripigliarti l'energia di questo drago, a liberarla dalla sua forma drago, tu di vulnerabilità non ne hai più. Questo discorso viene fuori da un solo simbolo, e si può continuare ancora per diverse ore a parlare di draghi. Questo, e quindi ogni simbolo è veramente un fiume, ogni simbolo. Era proprio un esempio di come un simbolo, partendo da un'immagine, poi porta a innumerevoli significati, giusto? Anche che naturalmente la fiaba, come tutte le opere antiche, usa poco spazio. Perché? E perché di spazio non ce n'è tanto, cioè per scrivere un Vangelo, io volentieri, magari, ma se io non so, Matteo, volentieri scriveva Guerra e Pace, però la carta è quella che era, come faceva a scrivere Guerra e Pace? Per stare dentro le 40 pagine, insomma, no? Perché tutto non glielo comprava nessuno. Poi anche star lì e copiare è difficile, poi non rimane in mente la gente, allora lo spazio è quello, è molto stringato, quindi deve essere per forza stringato. Dopo millenni di poco spazio, a un certo punto si è imparato a farci stare dentro questo poco spazio l'impossibile addirittura, grazie ai simboli. Perché uno dice, se io ho poco spazio, allora non racconto una storia con le parole, le racconto con i simboli, così ci sta dentro una biblioteca nella mia fiaba. A proposito di favole, uno dei personaggi che a Lupo il Contadino vanno di più, che ci piace di più raccontare, citare, è Alice di Alice nel Paese delle Meraviglie. E a proposito di Alice, c'è una bambina che si chiama Maria Faustina de Sautuola, bambina spagnola, siamo nel nord della Spagna, dalle parti dei Pirenei. Maria Faustina ha 5 o 6 o 7 o 8 o 9 o 10 o 11 o 12 anni, le fonti storiche sono un po' contraddittorie, sta accompagnando il padre, che è un appassionato cercatore di tesori, in un'escursione. Il sito della ricerca è un sistema carsico di grotte, scoperto accidentalmente dal cane di un cacciatore qualche anno prima. Mentre il padre di Maria, Don Marcelino Sanz de Sautuola, è tutto indaffarato a scavare per terra, lei si infila, lesta e curiosa come Alice, in uno stretto cunicolo. Lui scruta nel terreno tra i sassi e il fango, lei invece sfida la paura dell'ignoto e del buio, ha solo una candela, e alza gli occhi verso l'alto. La bambina dalle foto sembra avere un aspetto serio e posato, ma nella sua avventurosa esplorazione del cunicolo non trova il bianconiglio, ma una fantastica mandria di bovini
che svolazzano sul soffitto del ventre ctonio. E siamo nel 1879 e i fiammeggianti animali rosso-neri, segregati addirittura dal 14.000 a.C., in Spagna, nelle grotte di Altamira, tornano a sgranchirsi le gambe, respirare e vibrare nei pascoli della psiche dell'uomo. Insomma, questa bambina scopre questi dipinti antichissimi, parliamo di 14.000 anni a.C. Adesso metteremo un'immagine. L'abbiamo già messa, sì. Ecco, bravo Tony, abbiamo già messo l'immagine dei dipinti sulla pagina del Lupo. Di quei bei tori che c'erano nelle pareti della grotta. È incredibile comunque questa storia. Avremmo trovato benissimo anche questo quadro ad Arte Fiera Bologna, anzi. Sono di una fattezza incredibile, nonostante siano pitture primitive. 14.000 avanti, sì, 16.000 anni fa. Questo mette un po' in discussione le teorie più classiche sull'evoluzione e la civiltà. Sì.